il mare è stato un gap. Non vado mai dove non tocco. Massimo l'acqua fin qua. Se no ti piglia, ti viene panico, ti viene l'ansia. Sì. Il mare è travolgente, unico, ipnotico, è radioso come un fuoco che arde, come quel fuoco che abbiamo dentro, pieno di vibrazioni, di energie talmente belle che alla fine ti fanno sempre un po' paura. Questa è una storia di mare, di amori e di persone che vincono le paure. La barca si chiamava Peperita. Nessun altro nome sarebbe potuto andarle meglio. Lei fremeva con il vento e le sue sarti cantavano vibrando ad ogni sferzata. Era come se l'acqua cercasse di calmarla, accarezzando le fianchi, e le sue cime si sforzavano di trattenere la sua impazienza. Ma quando riusciva a liberarsi nel cielo, con le sue ali bianche, tutto questo diventava una cosa sola. Sono le ore 9:20 del mattino del 30 luglio. Siamo esattamente in mezzo al canale di Otranto con Peperita. Alla nostra poppa abbiamo Leuca e a prua c'è Fanò, Otoni, Grecia. Siamo esattamente su una batimetrica di 1000 metri. Siamo partiti da Gallipoli ieri alle 10. Sono stato io al timone fino alle 4, poi mi è andato il cambio jack e adesso sto di nuovo io di guardia. Stiamo facendo un 4 nodi, 4 nodi e mezzo. Francesco era vorace di vita, come un delfino. Era riuscito a fondersi con il mare. La barca era sua e il modo in cui lui pronunciava il nome di lei era intriso di infinito amore. Lui paura non ce l'aveva, solo il coraggio lo fregava. Si lanciava senza esitazione nelle onde della vita, trattenendo il fiato. Ilaria era il vento che sferza l'onda. Il suo entusiasmo era carico di passione. A volte il suo turbante di capelli sembrava voler serbare pensieri tormentosi. E improvvisamente la sua bocca e i suoi occhi si schiudevano in sorrisi immensi, illuminati di bellezza. Giulia, maestrale, potente, esplicita come la sabbia al sole, affondava la sua anima in ogni momento, intonando note di sale e raccontando di posti lontani. Lorenzo, corrente marina, riusciva a permeare e a sentire l'intensità intima di tutto ciò su cui il suo sguardo si poggiava e radiava gli altri con la sua energia forte, ma pacata. Li legava a sé, come solo una rete di corda spessa riesce a fare. Jack, il capitano, odorava il mare. Per lui non c'era bisogno di tante parole. Lui era profondità marina. Passare del tempo con lui era come immergersi negli abissi. I suoi occhi conoscevano cose che gli occhi degli altri non potevano vedere e che non avevano mai vissuto. Jacopo, la danza dei gabbiani sul mare. Assorbiva gli sguardi e si nutriva di momenti. Trascinava il mondo con sé nei disegni che danzando formava nell'aria. Il mare aveva lavato via le sue paure. «Di dove siete?» chiese una volta un uomo di mare all'equipaggio. E dopo qualche istante Jacopo disse: «Veniamo dal mare!» Flora era la schiuma dell'onda, morbida, come la sua voce e i suoi lineamenti. La sua naturalezza contagiosa si cullava nelle acque della sua creatività. Cecilia era brezza marina. Si sentiva libera e continuava a cercare la libertà. Non le importava sapere che sarebbe riuscita a vedere il mondo per intero. Quello che contava per lei era sapere che avrebbe sempre potuto farlo. Aveva trovato in quell'angolo di mare il segreto di tutte le possibilità.
ragazzi, che figata. Come fate a capire se sono state sopravvenite? Sì, sono gli occhi della felicità. Fuori si canta, dentro si sta bello inclinati, il frigo non si può aprire perché siamo sbandati a dritta con mura a sinistra, quindi ci cade tutto addosso, non si vede ma stiamo inclinations. E guardate, per farvi capire come si muove la cucina, guardate. Vuol dire che ci stiamo inclinando, che stiamo sbandando. Da Fanò ci stiamo spostando a Merlera. Siamo stati 2 giorni a Fanò, ci ha regalato delle bellissime emozioni Fanò. Abbiamo fatto anche trekking, siamo arrivati su in montagna, sulla cima di Fanò. Sono più di 500 metri di altitudine. E adesso stiamo andando a Merlera, all'avventura. Dormiremo in rada, non andremo in porto. Quindi abbiamo fatto l'ultimo rifornimento a Fanò di acqua. E le batterie, quando c'è il sole, di giorno si ricaricano con i pannelli solari. E dovremo stare da Dio, la cambusa ce n'è ancora abbastanza. Lore, dove hai conosciuto Jacopo? L'ho conosciuto in un programma televisivo. Come si chiama? Amici. Io mi ricordo quando lui è entrato in trasmissione, c'ha questo aspetto estremamente puro, dolce, però comunque allo stesso tempo è esplosivo e quindi vederlo ballare è veramente bellissimo. Lui mandò a casa una crew di 5 persone, da solo. Ah sì? Davvero? Mi ricordo benissimo l'esibizione che lui fece. No, la voglio vedere. Che esplosività io ho percepito quando l'ho visto, non conoscendolo. E siete la prima volta invece che vieni a mare? Sì, per me il mare è stato un gap che ho... Ah sì? Sì, sì. Cioè non ho mai voluto affrontare il mare, ho avuto sempre una paura, un terrore per il mare. Non addirittura, lo so perché... cioè se fai la capriola all'indietro e hai paura del mare? Non vado mai dove non tocco. Veramente? Cioè tu non vai dove non tocchi? No, al massimo l'acqua fin qua. Se no ti piglia, ti viene panico, ti viene l'ansia. Sì. Quante volte avete dato per scontato l'immergervi in pochi metri d'acqua e raccogliere una conchiglia? Per Jacopo non lo è, o meglio non lo era. Per lui è scontato esibirsi di fronte al grande pubblico, con acrobazie, salti mortali e giravolte infinite. Quello che per lui è quasi banale, per noi è una grandissima sfida. Per Jacopo ballare così è come per noi raccogliere una conchiglia. Perché c'è un mare calmo, non c'è maestrale, sono le condizioni ideali per iniziare a fare apnea. Come ti senti, Jacopo? Vedremo. Jacopo, sei preoccupato? Un po'. Allora, ti spaventa di più fare questa cosa che stai facendo o una capriola lì indietro? La capriola lì indietro mi dà più adrenalina, questa mi spaventa di più. Lo spaventava di più, ma adesso anche per Jacopo andare sott'acqua è come fare la capriola lì indietro. Abbiamo chiuso le prese a mare del lavandino dall'esterno perché il rubinetto a sfera non funziona benissimo, si è un po' inchiodato. Arriveremo in Italia e poi con calma vedremo se forzare le saracinesche e capire se è solo un po' dura o se c'è qualche problemino. Il mare. Il mare è incontentabile. Non ha un minimo di attenzione per te, fa sempre tutto di testa sua. Tu pensi di conoscerlo e di starci bene insieme. Invece, men che non si dica, senza un minimo di preavviso cambia umore.
senza nessun motivo. Uno prova a metterci tutto l'amore del mondo e la pazienza, e lui che fa? Si gira, e da calmo che ha diventa una belva. Che bel equipaggio che ha Peperita, ragazzi. Siamo a Fanò, siamo in otto su Peperita, e quando Peperita ha belle persone a bordo è molto felice. C'è il grande Lore che in questo momento sta cucinando, c'è la super Flora, e poi c'è questo pomodoro. Da dove? Dall'orto di Lore. Fuori abbiamo anche un altro po' di equipaggio. Abbiamo i due ballerini professionisti, Jacopo e Giulia. Giulia, cosa stai facendo? Sto facendo dello snatching. Ah, ok, va bene. Vuoi dire qualche altra cosa? No, guarda, senti. Cosa balli? Ballo danza contemporanea. In questo momento, quindi? Sì, guardami. Infatti sei molto contemporanea. Ok. E poi abbiamo questo vento da nord forte. Peperita all'inglese. All'inglese al porto di Fanò, vedete? We forgot to say goodbye. No, da sopra, esatto. Come chiudilo? Come cazzo ti fai a chiudere questo? Non mi toccate il pisello. Vai, correggilo! Ma qua capriola, va! Stiamo mangiando il pesce pappagallo che ha pescato Lorenzo, che non è proprio banale cucinarlo, sfilettarlo così bene. Qui c'è Giulia. Senti, è la parola che dico di più nella vita. Qui c'è Jacopo. Beh, mancano donne, mancano delle donne, dove sono? Per partire il nostro show, la chitarra, la voce, il corpo. Alla grande. Come fare ste robe in mezzo Gallipoli? Bellissimo. Come andare sott'acqua. Non finirlo così. No, sì, figurati. Giulia, ha rimorchiato il tuo ragazzo. Non ti preoccupare, Jacopo, la distraggo. Vieni, ti volevo far vedere. Comunque non sento per niente della competizione. Come alla fine di tutti i viaggi in mare, l'equipaggio si sciolse, ma non si separò. Peperita ci aveva uniti per sempre. L'avevamo lasciata, ma il vento continuava a scuotere i pensieri e i cuori di tutti noi. Il suo nome divenne sinonimo di viaggio, oltre le paure dei limiti, del futuro, delle ancore del passato. E ci diede la spinta per lanciarci in avanti verso imprese folli, verso i sogni a cui non si può rinunciare. Peperita ci insegnò a lasciare alle spalle le preoccupazioni terrene e materiali e a navigare nella vita. Ci sentivamo inarrestabili. Peperita ci aveva insegnato a non farci frenare da pensieri prima di fare le cose, ma a viverle. Non ci aveva dato la sicurezza di poter superare tutte le tempeste della vita, ma ci aveva insegnato che non abbiamo nulla da perdere, fuorché il tempo che non dedichiamo ai nostri sogni, paure, amori. Although I'm from the north.